Porta fardi. Sono venuto a prenderla. Sono venuto a prenderla per poi a topo. Cosa? Sono venuto a prendere la papaya topola. La quale? Quella che hai te. Colosso! Ti non te vergogni? Desprocognarti del piacere sempre con quella parpaia dell'Alessia. Adesso tu vuoi venire a prendere quella della sua mamma? No, 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 aspetta, no, no, non hai capito. No, no, non quella di te, tua, che no, grazie, sarà molto volentieri per un'altra volta. No, quella dell'Alessia sono venuto a prendere. Quella dell'Alessia? Sì, che l'ha desmentegata sul ciodo dell'acqua santina. Sì, perché lei sta stamattina tutto in fretta, in fretta, in fretta. Doveva prendere la scarpa, l'altra scarpa, quella gonna, quella cintura, poi andare corso sulla testa, quando ha messo tutto si è dimenticata la parpaia toplata che era successo della cosa in corrosaio. Però lei è stata anche mio, perché mentre che la camminava così così, strappa, scava per terra, uno che la vedeva, schiacca, tutto, spisciava la parpaia, oppure un altro la vedeva per terra lì, e diceva, ah, di che sta la parpaia per non essere adegnea? Debotto, tutto il cervello della volpassa, le salta giallo, te la crapa. Che razza de coglion de genero che avevi apprettato. La gasciuppa una ridarola dallo stomaco che a momenti andava a sciupare dalle oregge e partita verso il fondo della sala. L'ha stringiuto i denti. Mamma, non piangere, andrà tutto bene. Questa disgraziata della mia figliola, che la si dimentica sempre tutto, è prima il colpetto da dentro al forno e le scarpe sulle scale. Adesso maschio di casa ha trovato la parpaia topola, che i gatti sono golosi delle parpaie che non si può dire, no, speriamo di no, orco, aspetta Giovanni, vado a vedere se la trovo, entra dentro e prende un canestino dove c'era della bambagia, se lo porta così e urla, l'ho trovata, sta tranquillo, oh meno male. Sì, era dentro la gabbia del merlo. La papaya era dentro col merlo. No, tranquillo che il merlo era de fuori. Però adesso l'ho messa qui dentro, dentro sto canestrino. Adesso io te la passo giù. Però tu giura di non guardare mai quello che c'è dentro. Giura di non guardare la papaya dell'Alessia, eh? No, giuro, no, non si può proprio guardare. No, giura! Va bene, giuro, e non andare in giro con sto canestrino a dire qua c'ho la papaya topola, no! Va bene, giuro, guarda, Ok, passo di sotto. Arriva sto canestrino, lo slarga. Vabbè, grazie madre, adesso vado a casa e gliela porto ad Alessia. Non guardare, No, giuro che non guardo. Grazie madre! Continua a correre. Ricomincia da capo a correre per la terza volta. Correndo, correndo, facendo avanti e indietro dalla casa da Volpassa alla casa sua, quando arriva di fronte al fiume. Vabbè, passo un'altra volta. No, aspetta, che magari con l'acqua la parpaia la soddisfa. No, no, no. Allora continua a correre, a correre, a correre finché non arriva al ponte. Al ponte, il cuore che si sta sciupando, si ferma. Ora sono morto, però sono contento, perché qui c'è tutta la felicità di questo mondo, qua dentro sto canestrino. Peccato aver giurato di non guardare, ma ho giurato di non guardare, ma dopo mi ha giurato di non toccare.
Allora prepararsi il mantellino che copriva il canestrino e mette dentro i diti. Bisogna sapere che prima, dentro il canestrino, per via della bambagia, per trovare un poco di calore, era entrato un topolino, una sorta però, e adesso il Giovanpetro lo va a toccare coi diti e lo trova. L'ho trovata! Va! Che tenera, delicata, che leva, che... Ha il cuore? Che batte il cuore? Sapevo che l'Alessia era una donna di cuore, ma che avesse il cuore anche nella parpaia non lo pensavo mica. Oh, che bello, che bello! In quel momento, il topolino si sente i diti del Giovanpetro e ha paura. E su, il parte fuori dal canestrino e si trova lì vicino al fiume. No, no, mi è scappato! Disgraziato che sono! No, il parpaia, ferma, non ti muovi, vieni qui, nel canestrino. E io neanche ti guardo, non ti voglio neanche guardare. Vai nel canestrino, vieni, parpaia. Come si chiama le parpaglie che mi non lo so mica? In quel momento passa un tagliaboschi, un criston grande con una grossa schiura. Guarda Giovanpetro e fa: cosa ti fai? Chiami qualche bestia. Tu ma che bestia, bestia? Sto chiamando la parpaia dell'Alessia. Parpaia dell'Alessia? Chi è Alessia? È la mia moglie. Te racconto, praticamente stamattina sono andato che si è sposata, la mattina mi ha portato sotto, poi la contenta. Quando si è dimenticato tutto, mi ha portato la parpaia dopo la goccia dell'acqua, si lo sai. Poi andare perché sarà anche migliore, perché se camminava così, c'è, scava la parpaia dentro, si sciava, presto anche io. Poi sono andato dalla sua mamma, ha detto, vuoi la parpaia dopo, la mia, no, la tua no, grazie un'altra volta. Però l'altro ha detto così, non guardare, non lo guardo, però guardo, però non ho detto che non toccare, sono andato via, ho detto, ciumpa, però adesso le là. Va, che bel git che la gara parpaia dell'Alessia, va? La parpaia popola qui ugit? Quella dell'Alessia ha ugit! Ti gà una mogliera? Sì! E la gara parpaia? Sì! E non la scappa mai? No, aspetta, chi scappa? La parpaia o la mogliera? Ti non capisci niente, taglia boschi, senti, fa la parpaia. Vai lì in fondo, e fai tutto il rumore che ti vuole, così. Quella la si spaventa e quella... Ma dove vai? Tagliaboschi! Il tagliaboschi stava correndo, tagliando alberi con la scure per correre più lontano e non guardare neanche indrio. Ma dove vai, disgraziò? Vieni qua! Certo che hai dei malatti intorno, eh?